Buongiorno a tutte le insegnanti e a tutti gli insegnanti di inglese di scuola primaria. Sono Maria Grazia Bertarini e oggi vi presento tre interessantissime novità ELI per l'apprendimento della lingua inglese. Si tratta di tre novità particolarmente interessanti perché si basano sul metodo Montessori. Ora le tre novità sono Montessori English Grammar, Montessori English Songs e Montessori English Dialogues. Iniziamo però da Montessori English Grammar, quello su cui vorrei concentrarmi in questa occasione. Scritto da Fiammetta Pacenti, un'insegnante montessoriana laureata in lingue e in scienze della formazione primaria. Ma vediamo subito le particolarità di Montessori English Grammar. Allora, che cosa contiene questa raccolta di materiali? 35 materiali da ritagliare, 35 buste per la classificazione dei materiali, 35 control of error e 35 tracce audio. Gli argomenti che esplora questa raccolta di materiale sono in pratica tutti i principali che si affrontano nella scuola primaria. Ma iniziamo proprio dalle prime pagine. Come vedete, abbiamo un indice e quello che voglio farvi notare è il boxettino verde che vedete nella pagina di destra. Lì trovate dove potete scaricare tutte le tracce audio. La raccolta di materiali inizia naturalmente con una breve introduzione e poi con la presentazione di tutti e 35 i materiali. Il materiale in sé in che cosa consiste? Abbiamo immagini e tutte le immagini sono fotografiche e anche molto belle, oserei dire, i cartellini che rispettano in tutto e per tutto i colori montessoriani e poi il control of error. Come sappiamo, il bambino avrà a disposizione carte e cartellini per svolgere l'attività, ma noi sappiamo però anche che uno dei principi fondamentali di Maria Montessori è l'autonomia, quindi il bambino nel nostro caso è in grado di svolgere l'attività, di autoverificare il proprio lavoro attraverso il control of error, ma anche di avere una verifica per quanto riguarda la pronuncia. Sappiamo che di solito i materiali montessoriani sono autoprodotti dall'insegnante. Sì, però se noi autoproduciamo dei materiali, dobbiamo anche registrare la traccia audio e registrare delle tracce audio in inglese, per carità, è fattibilissimo, però è anche molto faticoso. Ecco, i materiali ELI hanno la verifica anche orale di tutti i materiali, in modo che il bambino possa veramente lavorare in autonomia dall'inizio alla fine. Inoltre, vedete l'ultima immagine sulla destra. È una busta. Sì, abbiamo messo buste per ogni materiale. Sappiamo bene che cartellini e carte di immagini vanno poi riposte con cura e con ordine. L'ordine è un altro principio fondamentale di Maria Montessori. Quindi abbiamo voluto dare anche dei template di buste per ogni attività. Vi voglio far notare che sulla busta c'è il nome dell'attività, ma non solo, c'è anche il numero 1, che è il numero di riferimento della prima attività, in modo che sia quasi impossibile, però non si può mai dire, fare confusione con carte e cartellini. Vi faccio vedere un'altra tipologia perché chiaramente nella raccolta abbiamo messo più tipologie di attività. Qui abbiamo delle strisce che il bambino completerà utilizzando i cartellini azzurri e poi verificherà attraverso il control of error. Anche qui, come sempre,
abbiamo la traccia audio ed infine abbiamo la busta. Chiaramente qui ha una dimensione diversa perché deve contenere le strisce che hanno una forma diversa dalle carte. Un'altra tipologia, qui ve ne faccio vedere solo tre, ma chiaramente abbiamo creato una certa varietà. Abbiamo le immagini da ritagliare, i cartellini e il controllo verbo. Una cosa che spero che faccia piacere a tutte le insegnanti è che con la grammatica viene dato in omaggio un raccoglitore, My Montessori English Materials. Con questo vi auguro buon buonissimo lavoro, buon buonissimo divertimento e ciao a tutti!